Pronto Francesco, sei in linea? Ciao. Sì, ci Ciao sono. Francesco, ci devi scusare per il piccolo ritardo, ma abbiamo avuto una serie di intoppi tecnici come tradizione per TV Radicale, naturalmente, che ci ha portato ad essere in ritardo. Se ci mandi anche il tuo video, intanto aggiungiamo alla conversazione Marco Marchese, che sarà colui che avrà la conversazione con te. Sperando che Marco abbia risolto i suoi problemi di connessione, altrimenti troveremo un sostituto. Ci puoi mandare la tua immagine, Francesco? Aspetta, che vedo. Ecco, Marco, ci sei? Sì, Sì, ci sono, voi mi sentite? ti sentiamo abbastanza male, devo dire, e non ti vediamo. Il che è perfetto, c'è un insieme di cose. Purtroppo oggi sto avendo veramente seri Sì, problemi io e non solamente. pensavo Marco di sostituirti al volo con Gianni in questa conduzione con Francesco Poeck. Sono d'accordo perché faccio fatica a risolvere i miei problemi di connessione. Perfetto, allora dillo a Gianni in chat e io chiudo la chiamata con Marco Marchese e chiamo Gianni Colacione sperando Faccio inviare il video? che sia disponibile. Eccolo qui. Gianni Colacione, aggiungiamolo, come sapete sul TV Radicale viene tutto last minute. Gianni, ci sei? Togliamo i ritorni della web. Sì, ecco. Ecco Gianni, a tua insaputa sei stato, intanto favoriamo l'inquadratura sia di Gianni Colacione che di Francesco Poiré, a tua insaputa sei stato praticamente ingaggiato per questa conduzione, sei il sostituto. Percepito, Come nelle percepito. grandi squadre di calcio, sei il sostituto di Marco Marchese. Quindi, intanto vediamo che Francesco Poiré, beato lui, è sotto un bellissimo, Cercò. è immerso nel verde, quindi con una maglietta arancione, colori bellissimi per TV Radicale. Ecco, io vi lascio alla conduzione, ricordando appunto che l'Associazione Radicale di Milano e Enzo Tortora, anche lei, ma lo dirà Francesco, è impegnata sul fronte della mobilitazione per la battaglia sull'amnistia e in più sta organizzando un evento importante che TV Radicale trasmetterà in diretta. Cosa combini, Francesco? Cosa combini? Che TV Radicale trasmetterà in diretta lunedì 18 luglio sulla questione delle rivoluzioni arabe e medio orientali del Maghreb. Bene, ci sei Francesco? Vediamo una bellissima siepe, ma Sì, ci sono. ok, però non ti vediamo Francesco. C'è una bellissima siepe Non mi vedi? Aspetta. adesso è andato via il video, rimandalo un attimo. Scusate il colpo di tosse inevitabile. Mi sembra che la puntata della Radical Bar sia stata veramente molto bella, vero Gianni? Cosa ne Non mi pensi? vedete? Penso di No, sì. Francesco, non ti vediamo. Ti vedevamo prima, ma adesso no. Vediamo un attimo se usciamo da questo impasse. Dicevo Gianni che è stata veramente una bella puntata. Ecco, vediamo Francesco. Ribadiamo che è stata una bella puntata. Francesco, hai troppa luce in faccia. Stavi meglio prima con l'ombra. Lo so, aspetta. Allora. Non riesci a spostarti un po' all'ombra, a metterti contro Aspetta. lui. Sì. È Proviamo. così non ti si vede però. Così sei in ombra e c'è la luce dietro, quindi quanto di peggio si possa avere per una ripresa webcam, perché c'è la luce che proprio va contro la webcam. Dovresti metterti contro sole, contro il sole, oppure Meno male. all'ombra, oppure all'ombra, tanto c'è talmente tanta luce, così ti vediamo perfettamente, per esempio. Aspetta. Ma dove sei? Cioè, dici dove sei, Francesco, siamo curiosi. Che noi immaginiamo una Milano nebbiosa con la pioggia, invece vabbè, siamo in estate, però un sole così Sono bello. 40 gradi e fa veramente tantissimo caldo e tante zanzare. Tante zanzare. Non ti vediamo bene, Francesco, però, Non mi eh. vedi. Ti vedevamo perfettamente prima, appena abbiamo iniziato il collegamento. Tutto questo materiale è. No, ecco, così ti vediamo Ok. perfettamente. Ma stai in Vabbè. piedi? Eh?
Stai in piedi adesso? No, no, Ah, sono ok, perché io ti potevo far stare in piedi per tutta la trasmissione. Va bene, perfetto, così diciamo che la qualità dell'immagine è sufficientemente buona. Io lascio la linea e la conduzione a Gianni Colacione, e quindi Milano si protrarrà a questo punto fino alle 18:25, 18:20, diciamo, perché dobbiamo recuperare. Quindi si accorcia, sono le 18:55, quindi l'accorciamo di 5 minuti. Recupereremo Francesco domenica prossima, perché poi incombe l'appuntamento con Dimitri Buffa. Bando alle ciance, la parola a Gianni Colacione e Francesco Cuorè. Ok, ciao Francesco, premetto che io sono stato recuperato all'ultimo momento, quindi sono un po' impreparato, ma comunque volevo intanto ringraziarti della tua partecipazione e volevo introdurre, non so se ci sta un argomento specifico che era stato preparato, però siccome sappiamo che ci sono state appunto le elezioni a Milano, abbiamo avuto la presenza, l'entrata appunto nel Consiglio Comunale di Marco Cappato. E se potevi illustrarci, visto che tu appunto sei lì a Milano, se sapevi appunto qualche primo movimento a seguito, qualche prima azione, qualche prima attività, e magari ecco se ci illustravi la cosa abbastanza strana, credo che sia stata ancora prima dell'insediamento che ha fatto Marco col fatto dei biglietti del concerto di Vasco Rossi. Se ce la illustri perché credo che siano segni di militanza e di politica radicale. Sì, intanto vabbè, grazie a tutti per questa opportunità che date appunto all'associazione Enzo Tortora di poter illustrare ai più la propria attività. E come ben dicevi, fortunatamente le elezioni si sono concluse con una vittoria del candidato sindaco che appoggiavamo, quindi Giuliano Pisapia, e quindi con l'ingresso in consiglio comunale di un consigliere radicale, Cappato, e di 7 consiglieri di zona in 7 zone diverse su 9. Quindi diciamo che è stato un gran successo per la lista Pannella qui a Milano con un 1,72 a livello cittadino, che ha permesso appunto con la vittoria del premio di maggioranza da parte della coalizione di Pisapia di riuscire a far entrare Marco Cappato in consiglio comunale. Sicuramente si è subito, fin da subito, distinto per l'essersi messo subito al lavoro. Ha fatto anche una lettera aperta al presidente del Consiglio Comunale, in quanto attualmente i consiglieri non hanno a disposizione degli strumenti con cui lavorare. E gli è stato risposto appunto di stare un attimo calmo, che comunque era solo un mese che si erano insediati. Lui attualmente è in un ufficio spoglio, dove non ha nemmeno un computer, una stampante, quindi usa i suoi mezzi privati per poter fare quella che è Scusami se l'attività ti interrompo, ma non ci stanno strumenti oppure la giunta Moratti si è portata via tutto? principale. No, beh, penso che siano ancora in fase di passaggio, quindi i vecchi consiglieri dovrebbero restituire le strumentazioni che hanno ottenuto e quindi poi queste strumentazioni devono essere riassegnate ai nuovi eletti oppure tenute dai consiglieri riconfermati. Il problema è che appunto si pensava che già dalla nomina a consigliere gli strumenti fossero disponibili, cosa che invece ad un mese dalle elezioni non si è ancora verificato, e quindi anche su questo Marco ha già dato il suo imprinting nella coalizione di maggioranza che sosteniamo. Oltre al fatto appunto famoso quello dei biglietti, c'è uno strano accordo. Allora, lo stadio di San Siro, essendo di proprietà del comune, il comune riceve qualcosa come 200 biglietti omaggio per ogni evento che si tiene presso lo stadio, essendo di sua proprietà. Quindi viene affittato a terzi per le partite di calcio, per concerti, per eventi vari, però il comune si riserva appunto di trattenere dei biglietti da destinare alla sua organizzazione. E è successo quindi che sia per la Ida Colossal, che si è tenuta prima del concerto di Vasco, sia per le 4 date di Vasco a San Siro, Marco Cappato ha ricevuto 2 biglietti non nominativi, quindi 2 biglietti senza
che ci sia riportato il nome del consigliere più un eventuale nome del consigliere come accompagnatore, e quindi la decisione di Marco è stata quella di metterli online, regalarli online ai cittadini, prima ai soli cittadini milanesi per la prima data, per le altre tre date del concerto di Pasqua invece a tutti i cittadini che volevano partecipare a questo sorteggio, e quindi diciamo che ha regalato questi 8 biglietti ai cittadini milanesi, quindi i cittadini milanesi sono rientrati in possesso di quello che il comune trattiene per sé. Quindi praticamente questa prassi, diciamo, dei biglietti gratis a consigliere appartenente dell'amministrazione è stata una presa di posizione netta, abbastanza radicale, insomma. Sì, sì, assolutamente, anche se probabilmente la cosa non cambierà, però voglio dire, Marco ha già detto che per qualsiasi benefit lui riceverà non dovuto, cercherà di restituirlo ai cittadini tramite, ovviamente non potendoli dare a tutti, l'unica cosa che potrà fare è un sorteggio pubblico per ridare ai cittadini questi beni che gli vengono sottratti. Quindi poi oltre a quello comunque ha già fatto delle iniziative, ha presentato un'interrogazione, sempre tornando al discorso carceri e amnistia, ha presentato un'interrogazione comunale firmata anche da altri esponenti della maggioranza sulle situazioni di San Vittore. Lui aveva visitato San Vittore con Rita Bernardini e Marco Perduca il 1° maggio, trovando delle condizioni abbastanza disperate, e quindi ha ripresentato anche in Consiglio Comunale un'interrogazione, dopo l'interrogazione che è stata presentata da Rita in Parlamento, anche in Consiglio Comunale è stata presentata un'interrogazione su cosa il Comune pensa di poter fare, anche su cosa l'assessorato alla salute pensa di poter fare in caso di epidemie o diffusione di malattie, in quanto la situazione di San Vittore è veramente tragica. Cioè, ti do giusto qualche dato. Esatto, il 1° maggio a San Vittore erano presenti 1641 detenuti su una capienza di... La capienza mi sembra sia poco superiore ai 900 posti, anche come polizia penitenziaria su uno stabilito del Ministero di 990 unità, gli agenti invece sono solo 342, quindi anche questi sono dati che sono veramente allarmanti. Hanno trovato celle di 7 metri quadri dove c'erano 3 detenuti in cella e altre celle da 13 metri quadri dove invece c'erano 9 o 10 persone. Quindi le situazioni veramente disumane di questo carcere all'interno, nel pieno centro della città, sono delle situazioni che dovrebbero far pensare soprattutto un'amministrazione come quella di Milano, retta da un sindaco Pisapia, che sappiamo quanto ha fatto per cercare di riformare la giustizia. Quindi questa interrogazione proprio al sindaco e all'assessore competente serve proprio per cercare di tirare la giacchetta a Giuliano Pisapia e cercare di riportarlo a vivere ed informarsi su quelle che sono le condizioni carcerarie. Io qualche settimana prima ero stato con Rita in uno degli altri carceri di Milano, il carcere di Opera, che è fuori comune, però è proprio sulle porte della città, e anche lì ti posso dire che la condizione era veramente disperata, nel senso che sono 1242 detenuti su 973 posti, anche se il direttore di Opera diceva che alla fine la capienza tollerabile era di 1550 posti, in quanto tutti gli ergastolani, come a discapito di quello che prevede la legge, sono in celle doppie e non in celle singole. Quindi diciamo che la situazione di sovraffollamento delle carceri anche a Milano è veramente allarmante. L'unico carcere modello in Italia è proprio quello che c'è alle porte di Milano, a Milano Bollate,
dove la ex direttrice è stata nominata assessore della giunta di Pisapia, quindi noi speriamo che il nuovo direttore di Bollate riesca a mantenere questo fiore all'occhiello delle carceri italiane ai livelli di umanità che fino ad oggi ha tenuto. E Francesco Pisapia, appunto, che era il candidato che era sostenuto anche dai radicali, ha preso posizione, se non sbaglio, anche nei confronti di un'altra emergenza che io definirei territorialmente legata alla Campania, ma un'emergenza italica, che è quella lì dei rifiuti. Mi sembra che, a differenza di molti altri amministratori, si sia dichiarato disponibile a collaborare in qualche modo con la nuova amministrazione di Napoli per contribuire, appunto, a disinnescare soprattutto l'emergenza rifiuti che sta vivendo questa splendida città italiana che è Napoli. Però mi sembra, appunto, che non è in accordo, insomma, non è in linea con quanto invece sarebbe disponibile a fare la regione, che sappiamo è tenuta da Formigoni, su cui i radicali hanno molto da dire e hanno molto detto. Dimmi, confermami e commentami questa cosa. Sì, diciamo che il rapporto, essendosi rotto questo asse di centrodestra, regione, provincia e comune, sicuramente Pisapia si trova un attimo a fare l'outsider su tutte le questioni che, appunto, riguardano anche gli altri due enti che lo sovrastano. Quindi sicuramente, nonostante le sue possibili prese di posizione, il suo lavoro non sarà sicuramente facile, in quanto, appunto, abbiamo una provincia e una regione governate dal centrodestra, e quindi sarà comunque difficile per lui riuscire a lavorare e cercare di fare tutto quello che vuole fare, perché comunque sia, anche sul lato Expo, i bastoni tra le ruote sicuramente questi due enti che lo sovrastano li metteranno, quindi sicuramente non sarà facile il lavoro di Giuliano per i prossimi 5 anni. Intanto abbiamo sentito passare un aeroplano che ha leggermente oscurato la tua voce. Senti, proprio sul lato Expo, abbiamo visto, se non sbaglio, che il commissario che era prima, appunto, l'ex sindaco, Letizia Moratti, abbia dato le dimissioni, se non sbaglio. Esatto, la Moratti ha dato le dimissioni da commissario dell'Expo e quindi sicuramente ci sarà una nuova nomina e vedremo, appunto, a chi spetterà questa nomina. Diciamo che la Moratti non era obbligata a fare questo gesto, in quanto la nomina era statale, quindi lei era stata nominata commissaria dell'Expo. Ha voluto farlo sicuramente per dare un segnale di distensione. Si era molto parlato prima del ballottaggio su chi eventualmente avesse dovuto tenere il ruolo di commissario, quindi c'erano stati parecchi screzi tra centro-sinistra e centrodestra, appunto, su questa nomina. Le dimissioni della Moratti penso siano un atto dovuto, nel senso che, avendo perso una maggioranza in città, non era giusto che lei continuasse a rimanere al suo posto all'interno del progetto Expo. Quindi sicuramente dal mio punto di vista è positivo questo passo indietro che ha fatto. Adesso vedremo chi sarà il nuovo commissario nominato, anche se ti dico, anche sull'Expo, come forse molti hanno potuto sentire presso il Comitato Nazionale che si è tenuto a Roma qualche settimana fa, io ultimamente nei miei interventi faccio sempre un punto sull'Expo. Ecco, molti sapranno che per l'Expo era previsto questo parco biologico con tutte le biodiversità di tutti i 5 continenti. C'erano stati già dei problemi relativi alla costruzione di questo parco, in quanto questo parco praticamente doveva sorgere su un'ex area industriale, lì c'era un petrolchimico, una raffineria, quindi sicuramente già quando sono state decise le zone
chi doveva occuparsi della progettazione avrebbe dovuto pensare anche ad un'eventuale bonifica delle zone. Ecco, sono stati fatti dei primi rilievi e si è scoperto appunto che questa zona è sicuramente da bonificare. Ormai mancano 3 anni e mezzo prima dell'inaugurazione di Expo e sicuramente un bioparco di quelle dimensioni, con quelle caratteristiche che dovevano essere appunto tutti gli alberi e tutte le piante cresciute in loco, quindi voglio dire sicuramente degli alberi hanno bisogno di più di 3 anni per riuscire a raggiungere delle dimensioni apprezzabili. Molto parco, nonostante il referendum, uno dei 5 referendum che abbiamo portato a vincere, i 5 referendum locali per Milano, riguardasse appunto la destinazione d'uso di quel bioparco alla fine dell'Expo, molto probabilmente quel bioparco non si farà, o se si farà in forma molto molto ridotta rispetto a quelli che erano i progetti iniziali. Quindi anche lì sicuramente troviamo una mala gestio da parte di tutto il gruppo di Expo, che ha già dimostrato anche con la questione del logo perso, in quanto non sono stati pagati dei biglietti di voli aerei per la rappresentanza di Expo nel mondo. Si tratta di 20.000 euro, una cifra irrisoria considerando gli stipendi degli amministratori delegati che si sono succeduti alla guida di Expo SPA. Eppure questa società che vendeva i biglietti aerei è riuscita a bloccare il logo di Expo, ne è diventata proprietaria e quindi Expo adesso ha un nuovo logo sconosciuto alla maggior parte della popolazione, in quanto tutti ricordano l'uomo di Leonardo per l'Expo di Milano, e sicuramente anche all'estero questo cambio a 3 anni e mezzo dall'esposizione non sarà molto ben visto, quindi staremo a vedere. Per il momento sono ancora lì che litigano su le aree di Expo, quindi se acquistarle oppure se prenderle in comodato d'uso. Diciamo che a 3 anni e mezzo da quella che dovrebbe essere il rilancio di una città con l'impiego di mezzi, fondi, non solo cittadini ma anche statali e anche extranazionali, diciamo che ad oggi è tutta un'incognita, quindi non si sa moltissimo ormai di Expo e si ha molta paura che questa cosa possa essere un boomerang per la città di Milano, che quindi invece di rilanciarla verso l'Europa possa costringerla sempre più in basso. Francesco, probabilmente questa cosa appunto che tu ci hai parlato riguardo appunto all'Expo ha a che vedere praticamente con un provvedimento appunto della giunta che intende revocare quella che era stata il provvedimento di approvazione riguardante il PGT, cioè il piano di governo del territorio, che dovrebbe essere un po' un piano regolatore. Sì, no, quello non particolarmente, nel senso che comunque le aree Expo sono fuori dal territorio del comune di Milano. Allora, esserci appunto questa iniziativa che mi sembra che ci sappia sia stata appunto in rottura con la continuità, mi pare che ci sia appunto intenzione di revocare questo provvedimento e di ristabilire appunto, secondo le parole che leggo appunto un po' di Pisapia, la partecipazione dei cittadini quindi alla decisione appunto di queste questioni molto importanti appunto che riguardano il piano di governo del territorio. Illustraci poi qualche cosa di questo argomento. Sì, il PGT praticamente non è altro che un piano regolatore che comunque dovrebbe ridisegnare quelli che sono gli aspetti di questa città, quindi ristabilire nuove zone edificabili, stabilire nuove zone parchi, e praticamente quello che deve fare un piano regolatore di una città. Cosa è successo? La giunta Moratti ha cercato a tutti i costi di approvare questo PGT prima della chiusura della legislatura, nonostante ci fossero parecchi rilievi da parte dell'opposizione, parecchi rilievi e parecchi emendamenti dell'opposizione su quella che era la gestione che veniva fuori da questo PGT. È successo che è stato deciso di non far parte degli emendamenti, sono stati presi anche raccolti tra la gente, quindi c'era stato veramente un grosso movimento di cittadini che aveva portato degli emendamenti, aveva discusso
per mesi ogni costi pubblici di questo piano regolatore, la giunta e il consiglio precedente non ne ha voluto tenere conto ed è stato approvato in toto il PGT così come era stato scritto. Pisapia invece ha voluto dare un segno di più alla sua politica di revocare appena approvato e di rimetterlo in discussione, quindi riaprire il dibattito sul piano regolatore, riaccettare gli emendamenti e vedere un attimo se si riusciva a cambiarlo e in che modo si riusciva a cambiare. Non dimentichiamo che tra l'approvazione del PGT e la scelta di Pisapia di revoca del vecchio PGT c'è stata anche la grande vittoria dei 5 referendum milanesi, che comunque infatti ne parliamo, sì, dici appunto di che argomento trattavano e come sono andati. Sì, erano molto vari, nel senso che comunque spaziavano dalla mobilità all'arredo urbano all'urbanistica, diciamo che è veramente un nuovo modo di vivere e vedere la città. Questi 5 referendum vogliono trasformare Milano in una città più verde, più sostenibile a livello di mobilità e a livello di ecologia. Quindi si chiede la chiusura del centro, comunque con dei dazi per l'ingresso nel centro estesi a tutte le automobili, attualmente invece solo quelle inferiori alla categoria Euro 3 sono soggette a pagamento dell'Ecopass. Il nuovo, uno dei referendum appunto chiedeva l'estensione dell'area Ecopass a tutta la cerchia ferroviaria, quindi l'allargamento, forse guarda, raggiungiamo anche il doppio rispetto a quello che c'era prima della zona soggetta a Ecopass, e in più il pagamento di tutte le autovetture, non solo di quelle maggiormente inquinanti, ma di tutte le autovetture che transitano in quella zona. Si chiede appunto la costruzione di piste ciclabili, si chiede appunto la creazione di spazi verdi ogni X metri, si chiede appunto la creazione di corridoi verdi tra i vari parchi. Diciamo che è proprio una rivoluzione della città, si chiede anche per esempio nell'ultimo referendum, diciamo che quello dell'allargamento dell'area Ecopass e quello per la riapertura dei Navigli sono quelli che sono stati, che hanno vinto però con un po' più di ritrosità da parte dei cittadini milanesi, ma nonostante quello ce l'abbiamo fatta, quindi anche la riapertura dei Navigli, lo studio di una riapertura dei Navigli anche parziale, di quelli che erano i canali della città e la resa appunto di questi canali navigabili e utilizzabili anche per le energie rinnovabili, è sicuramente un grande passo che i cittadini di Milano, è un grande segnale che i cittadini di Milano hanno voluto dare alla nuova giunta, quindi speriamo appunto che venga discusso al più presto in Consiglio Comunale quello che è il testo dei 5 referendum milanesi e che il Consiglio Comunale appoggi e mandi avanti quello che i cittadini hanno deciso senza troppi stravolgimenti, anche perché quel progetto si regge bene così com'è. Se inizia a togliere alcune parti sicuramente ci potrebbero essere dei problemi che poi vengono ripercorsi su tutti gli altri referendum, quindi è un progetto totale diviso in 5 referendum solamente per una questione di semplicità di spiegazione ai cittadini e semplicità di voto, però è un progetto unico, quindi una riforma della città più verde, più sostenibile ecologicamente e più sostenibile a livello della mobilità. Ascolta Francesco, ti volevo chiedere un'altra cosa. Abbiamo assistito a questa campagna elettorale appunto per le amministrative a Milano, colma, mio personale parere, di isterismi. Avevano appunto le destre in pratica che sostenevano la Moratti prospettato degli scenari apocalittici nel caso di vittoria di Pisapia,
scenari appunto come riaperture della stanza del buco, moschee che sarebbero sorte a ogni angolo di strada e così via. Ovviamente questo non accadrà, ma quello che ti volevo chiedere, proprio perché c'è stata questa campagna elettorale e questo tipo, diciamo, di tentativo di terrorizzare l'elettorato, oggi che Francesco Pisapia appunto siede dove appunto ha meritato a seguito del voto dei cittadini, sarà in grado di proporre qualche iniziativa anche di tipo antiproibizionista, su cui appunto tema, su cui i radicali sono molto attivi? Questa domanda ci viene suggerita dalla chat, grazie a Dinadina e a Linda. Beh, guarda, sicuramente la stanza del buco sarà una delle nostre prossime proposte con Marco in consiglio comunale. Sicuramente poi verrà votata dal consiglio, quindi Pisapia dovrà solamente ratificare quello che gli arriverà dal consiglio. Non penso sarà una decisione che prenderà lui autonomamente in giunta, quindi sicuramente ce l'avrà la maggioranza, così come ce l'avrà la maggioranza, la responsabilità su altre iniziative che sicuramente noi come radicali presenteremo, quali il registro delle anagrafe, delle nuove famiglie, il registro dei testamenti biologici. Ci saranno tutta una serie di atti che sicuramente, ora che abbiamo un consigliere comunale, potremo sicuramente riuscire a introdurre nell'agenda politica cittadina, molto meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi anche solo il fatto di avere, cioè noi 5 anni fa, 4 anni fa, eravamo riusciti a portare l'anagrafe pubblica degli eletti in Comune di Milano, a farlo passare come provvedimento. Il problema è che poi non è stata mai attuata, quindi sicuramente adesso anche l'ingresso di Cappato e dei nostri consiglieri di zona farà sì che molte notizie riusciranno ad uscire dal palazzo, quindi che questa anagrafe pubblica, anche se non in via ufficiale dal comune, sicuramente in qualche modo riusciremo a farla esternamente, quindi riportando ai cittadini quali sono le notizie e i dibattiti che si svolgono all'interno del palazzo. Quindi sicuramente io, più che un coinvolgimento del sindaco Pisapia su queste proposte, ci vedo più una resa dei conti all'interno della maggioranza, in quanto per esempio a Milano sappiamo benissimo che il registro dell'Unione Civile è stato bocciato grazie a dei voti del PD che ha votato insieme alla Lega e a gran parte del centrodestra, nonostante molte persone del centrodestra su quel voto si fossero smarcate votando per il registro delle unioni civili. Quindi più che una questione di sindaco, io la vedrei più come una questione appunto di consiglio. Quindi bisognerà vedere questi consiglieri eletti scegliendoli, quindi scrivendo appunto il loro nome, vedere queste persone come si comporteranno. Siamo abbastanza fiduciosi, nel senso che per esempio al Consiglio Comunale il PD ha candidato ed è riuscita ad entrare in consiglio Marilisa D'Amico, che è una degli avvocati costituzionalisti che ha difeso il respingimento da parte dei tribunali del comune della pubblicazione degli atti per le coppie omosessuali. Quindi sicuramente anche su questa via avremo degli ottimi alleati in Consiglio Comunale. C'è Patrizia Quartieri di Sel, che era quella che aveva presentato la richiesta del registro delle unioni civili nella scorsa legislatura. C'è Manfredi Palmeri, che è l'ex presidente del Consiglio Comunale, che aveva comunque appoggiato il registro delle unioni civili in consiglio. Quindi sicuramente si può pensare e sperare che, anche se il sindaco Pisapia non farà queste cose di sua spontanea volontà, il nostro consigliere radicale cercherà di inserirle in agenda politica del comune e di portarle appunto al voto. Quindi su quello siamo molto fiduciosi. Ecco, non voglio interrompervi ragazzi, ma come si dice il tempo è tiranno, ci siamo un pochino allungati. Io non ho seguito questa puntata di Qui Milano, non mancherò di seguirla quando monterò il video e lo pubblicherò su YouTube.
dobbiamo chiudere questo spazio di informazione sulle attività dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora. Contatto di una cosa che Marco in chat si scusava di non essere stato presente perché non ha potuto in seguito appunto a un problema tecnico, e saluta Francesco per la disponibilità, lo ringrazia. Certo, naturalmente, ma già avevo detto che appunto Marco si è visto che aveva dei problemi tecnici, quindi non ha potuto condurre questo spazio. L'appuntamento, immagino abbiate parlato dell'appuntamento del 18 luglio, vero? Guarda, io vorrei appunto dare questi sì. tre appuntamenti per i prossimi giorni. Allora, giovedì appunto, come tornando al discorso carceri, faremo una manifestazione fuori da San Vittore dalle 19 alle 22. Quindi invito tutti gli ascoltatori a venire fuori dal carcere di San Vittore in piazza Filangieri dalle 19 alle 22 per questa manifestazione di solidarietà appunto con i detenuti, per richiedere l'amnistia e una riforma della giustizia. Venerdì ci sarà a Palazzo Marino un'assemblea per l'iniziativa radicale a Milano, quindi il gruppo radicale federalisti europei organizza questo incontro, a cui saranno presenti il consigliere comunale Marco Cappato e i 7 consiglieri di zona dalle ore 15 a Palazzo Marino in Sala Alessi, dalle 15 alle 20, quindi invitiamo tutti a venire appunto per organizzare quella che sarà l'agenda politica del gruppo radicale federalista europeo per i prossimi 5 anni di governo del territorio. E poi speriamo di riuscire, dovevamo farlo questo lunedì 11, ma poi è saltata a causa degli impegni degli vari ospiti che avevamo invitato per questa serata. Per lunedì 18 è prevista appunto una serata di dibattito dalle 20.30 alle 23.30 presso la nostra sede in via Marchesi de' Taddei sulle primavere arabe, con Cristina Fiammingo, che è una docente di storia e istituzioni dell'Africa presso l'Università di Milano. Abbiamo già come ospite confermato Shadi Amadi, che è uno scrittore siriano di seconda generazione che vive qui a Milano, quindi siamo in contatto con seconde generazioni di tunisini, egiziani e anche di un dissidente libico che vive qui a Milano, per riuscire appunto a completare quello che è il panorama delle rivolte delle primavere arabe che abbiamo visto in questi ultimi mesi. Quindi sicuramente anche il 18 speriamo di riuscire ad organizzare questa serata sulle primavere arabe. Perfetto Francesco, ringraziamo Francesco Poveré, ringraziamo soprattutto anche Gianni Coracione, che chiamato non si è rifiutato di condurre questo spazio, chiamato in extremis. Rivedrete peraltro Gianni Coracione nella conduzione con Claudia Sterzi, Una leggera euforia, alle ore 21. Senza incante. Quindi salutiamo sia Francesco che Gianni, una rivederci per Gianni, una rivederci anche per Francesco. Ciao, la domenica Francesco, prossima grazie. E migliore introduzione non poteva dare Francesco, parlando del convegno che stanno organizzando per il 18.